Quest'anno è finalmente arrivato dopo tanti anni di attesa Kung Fu Panda 4. Ricordo ancora come fosse ieri il giorno di pubblicazione del video del format Si farà, e invece sono già passati più di 4 anni. Sfortunatamente il film è stato deludente sotto vari punti di vista. Sicuro non l'animazione e alcune scene di combattimento, però la storia, la prevedibilità, la comicità, la mancanza di alcuni personaggi non giocano a suo favore. Con una dinamica un po' troppo episodio della serie Nickelodeon. In ogni caso, il film con un budget super ridotto di 85 milioni di dollari, in questi mesi ha guadagnato ben 545 milioni. Un vero successone. Questo potrebbe sicuramente spingere DreamWorks a continuare la saga, anche se in realtà già ai tempi del terzo film si parlava di qualcosa di interessante in arrivo. Le idee sono rimaste quelle anche dopo il quarto film? È quello che vedremo oggi con Kung Fu Panda 5, si farà? Prima di iniziare, come sempre però, vi invito brevemente ad iscrivervi al canale se non volete perdere nessuno dei prossimi video, a lasciare un like se volete supportare il mio lavoro, e vi invito anche a seguirmi su tutti gli altri social, c'è Instagram, c'è TikTok, c'è Letterboxd, c'è X, tutto in descrizione. Assieme naturalmente, come sempre, al link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design, e se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4 nella barra apposita, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze saranno un regalo del sito e del mio codice. Inoltre, comprando con il codice su Pumpling supporterete ciò che faccio qui, e per questo vi ringrazio. Ma adesso procediamo. Come ho detto nel video pubblicato l'altro giorno in cui parlavo di Shrek 5 e di un nuovo film da quell'universo, vi lascio il link anche qui, DreamWorks come Pixar e Disney al momento hanno bisogno di premere sull'acceleratore delle IP e delle saghe già famose. Non possono mica permettersi un altro super mega flop come quello avuto con Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, un film andato completamente in perdita e che io ancora non ho neanche visto. Se l'avete visto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, sono curioso. Quest'anno arriverà anche tra l'altro il Robot Selvaggio, che però non sembra star destando chissà che interesse. Potrebbe essere un altro flop. Peccato, perché dai trailer sembra davvero carino. Comunque, vedasi anche Shrek 5, l'idea di DreamWorks al momento potrebbe essere quella di portare avanti anche e soprattutto le saghe più famose, per poter ingranare un po' e tornare ad avere magari anche un po' più di budget per i film, potendo possibilmente permettersi gli attori per ruoli di personaggi finora importanti anche se secondari, vero 5 cicloni? In ogni caso, io mi aspetto davvero che dal prossimo anno vengano annunciati diversi sequel DreamWorks, chi lo sa, magari anche un Madagascar 4, anche se le ultime notizie risalgono ad anni fa, quando ho pubblicato il video tra l'altro. E in tutto questo è possibile che Kung Fu Panda 5 sia uno dei sequel più papabili. Questo perché, come anticipato prima, già ai tempi del terzo film i produttori avevano svelato che l'idea era quella di realizzare un'altra trilogia. Quindi altri 3 film dopo quelli già usciti. Già, ma sono passati tanti anni da quelle dichiarazioni, è ancora questa la situazione? Non lo so, ma un quinto capitolo potrebbe essere quasi una certezza. Intanto perché il quarto film getta le basi proprio per un proseguimento della vicenda del nuovo Guerriero Dragone. Il finale parla più che chiaro, Po adesso si occuperà di addestrare Jen per farle prendere il suo posto. In più, proprio Mike Mitchell, il regista dell'ultimo film, ha rivelato che il quinto sembra essere in arrivo, e se già lo dice lui è qualcosa. Ma cosa si potrà vedere nel prossimo film? Sicuramente non vedremo solo Po alle prese con l'addestramento del nuovo Guerriero Dragone, dovrà pure esserci un'altra prova, un altro villain. Probabilmente verrà spostato il riflettore da Po a Jen per farla crescere ulteriormente, dato che anche Po impara qualcosa di nuovo in ogni film, tralasciando che nel quarto ha imparato una lezione che già conosceva, ma vabbè. Anzi, è proprio questo il motivo per cui adesso bisogna trovare qualcosa di nuovo se si vuole per forza continuare la saga. Certo, essere ancora chiamato Kung Fu Panda e avere una volpe come protagonista non mi sembra un'ideona, però staremo a vedere. Anche perché se l'idea è ancora quella di realizzare ben 6 film, realizzando quindi una seconda trilogia, è probabile che con il sesto la saga finirà, avendo magari uno spin-off se proprio vogliono spremere fino al midollo questa IP, e ovviamente spero di no. E come potrebbe finire la saga se non con un passaggio di testimone definitivo? Un po' in pensione se non direttamente nella Terra degli Spiriti, a fianco di Oogway e probabilmente Shifu. Anche se non penso, è fin troppo giovane Po, a meno che non ci sarà un mega time skip tra il quinto e il sesto, ma anche in questo caso non penso. Comunque, se già Mike Mitchell, regista del quarto film, ha detto che un quinto potrebbe essere in arrivo, vuol dire che in DreamWorks ne hanno già parlato di recente. Si aspetta solo la conferma ufficiale per noi comuni mortali,
anche se alcuni insider hanno detto che questa potrebbe arrivare già nei prossimi 2 anni. Essendo solo dei rumor, però bisogna prenderli con le pinze. Come succede in questo format, verso la fine del video, mettiamo caso che il film sia già stato annunciato ufficialmente. Quando potrebbe uscire, quindi, Kung Fu Panda 5? Contando che tra il terzo e il quarto sono passati ben 8 anni, ma semplicemente a causa di problemi con la stesura della sceneggiatura, e come se non bastasse, ovviamente si è messo di mezzo il Covid. Tanto che in realtà l'intervallo di tempo tra gli altri film è di in media 5 anni. Teniamo in conto questo. Sperando che non ci saranno ulteriori problemi con la scrittura del film, Kung Fu Panda 5 potrebbe essere rilasciato a fine decennio, tra il 2028 e il 2030. Come già detto, che esca è quasi sicuro, ma anche se preferirei aspettare di vedere questo quinto, potremmo dare per certa quasi anche la conferma di un sesto. Ma appunto aspettiamo di vedere se e quando uscirà Kung Fu Panda 5, se la storia porterà a possibili sequel o se avrà un incasso adeguato, perché poi è quello che interessa. E per ora appunto il quarto film è stato un successo, con il budget che per ora è già più che sestuplicato. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se vorreste un quinto film di Kung Fu Panda e soprattutto fatemi sapere cosa vorreste vedere in questo film. Cosa potrebbero introdurre di nuovo per non fare praticamente la copia dei film passati come un po' successo anche nel quarto? Di fatto hanno anche reinserito i vecchi villain, uno parlante e gli altri due no perché non avevano i soldi, per far tornare indietro gli spettatori e, loro guadagnare un po' di più. Anche se l'idea non mi convince completamente, è quasi sicuro che Zhen diventerà la protagonista di Kung Fu Panda. Ci sarebbe solo da capire come poter rendere il tutto meno forzato possibile fondendo bene ogni elemento. Tra le altre cose, fatemi sapere con un commento quando secondo voi potrebbe arrivare questo film in sala. Tenendo conto naturalmente dei dati che ho espresso in questo video, non sono una regola, ma comunque possono aiutare. Ma ragazzi, prima di chiudere vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X. Su Instagram vi tengo costantemente aggiornati di tutte le news, rumor, leak e tanto altro dal mondo nerd e dalla cultura pop, quindi se volete rimanere aggiornati ci sono le storie del Nerd Suit, ripeto che il link è in descrizione, mentre su Letterboxd pubblico le mini recensioni subito dopo essere uscito dalla sala o dopo aver visto un film a casa. Quindi se volete sapere cosa ne penso di un film, lì magari c'è anche scritto il mio pensiero. Come detto a inizio video, in descrizione c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design per t-shirt, calze, poster, tazze, zaini, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba e tutta scontata per l'estate. E naturalmente inserendo il codice ilpensiero4 al momento del pagamento avrete un paio di calze gratis a scelta, sceglierete voi le calze e saranno regalate dal sito. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!